Bentornati su Chef in Cucina, amici di Rete 8, anche oggi insieme al nostro chef Antonio Di Giovacchino, oramai carissimo amico. E, Grazie dell'amico. Veramente professionista insostituibile, perché ci ha fatto fare un viaggio meraviglioso nelle nostre regioni italiane che hanno veramente tanti segreti, tante cose da scoprire. Grazie a te veramente anche io ho imparato tante cose. Stamattina lo dicevo a Cristina quando sono arrivata. Davvero grazie a te ho imparato quelle particolarità delle altre regioni italiane, perché insomma in Abruzzo sono esperta, però sai, non conoscevo molto delle tipicità delle altre regioni, quindi imparato, ti ringrazio. Diciamo che ho imparato tante cose, pure io, anche molte cose sapendole, però mi domandavo, mi chiedevo, allora vedevo perché delle ricette davvero mi stupivano, vedendo la semplicità, però la bontà, perché erano fatte così, perché andavano fatte così quella ricetta in quella regione. Non a caso una ricetta tipica tradizionale sta là e sta certo. Per 100-200 anni e rimane e va sempre fatta e va sempre apprezzata. Adesso siamo in Liguria, sì. E non possiamo saltare, dobbiamo per forza, siamo obbligati a fare un bel piatto di trofie al pesto ligure. Ah, il pesto ligure, famosissimo in tutto il mondo, buonissimo, perfetto da realizzare in estate, visto che comunque abbiamo il basilico fresco, perché ricordiamoci la stagionalità. La stagionalità del basilico. Ma in cucina in generale è fondamentale. In generale, il basilico adesso è profumatissimo e dona nel massimo della sua aroma, che praticamente anche riuscendolo a trovare d'inverno non avrebbe la... Allora, torniamo al nostro pesto. Sono quelle cene semplici che ti mettono gioia. È vero. Allora, iniziamo. Praticamente gli ingredienti sono 400 grammi di parmigiano reggiano, okay. 200 grammi di pecorino sardo, 20 hai visto come ho imparato bene, quindi 40 grammi e 20 grammi. Aveva aggiunto uno zero. Una manciata di pinoli, sì. Due spicchi d'aglio versalico, che è un presidio slow food della Liguria. Dai, come si chiama? E aglio, come noi abbiamo l'aglio rosso di Sulmona, loro hanno quest'aglio del versalico, che aglio è versalico, mai poi sentito. Una bella manciata di basilico. Io adesso, siccome oggi è una giornata bellissima, calda, io sono andato nel mio orto, ho preso il mio basilico, però si è appassito, perché col caldo appena già era appassito sulla però pianta. Però è comunque buonissimo, sì, il profumo, però il profumo è eccezionale, diciamo che è arriva, è proprio buono. Del sale grosso e dell'olio. Un bel mortaio, iniziamo fatto bene. Allora, il mortaio andrebbe un mortaio di pietra o di marmo. Io adesso ce l'ho, però in miniatura, per far giocare i bimbi. Cristina l'ha comprato per Carolina, per le Barbie, qua, vero? Per far giocare i bimbi. Io ho questo qua che lo facciamo lo stesso, facciamo funzionare lo stesso. Allora, la prima operazione è mettere due spicchi d'aglio con del sale grosso e cominciamo a pestare. Iniziamo a pestare il nostro pesto ligure. Sì, allora abbiamo iniziato con del sale grosso e dell'aglio. E dell'aglio, due spicchi d'aglio. Poi che si aggiunge? Poi si aggiunge il basilico. Il basilico. Poi il formaggio. I pinoli. E andiamo piano piano, con molta pazienza. Una domanda, chef: se volessimo fare questa cosa con un cutter per semplificarci la vita, sicuramente va bene. Quindi insomma, per chi non ha le il mortaio, foglie, si può fare chi così. Non ha il mortaio, allora questa è la maniera sempre. Ma l'olio, giusto? Sì, anche, puoi chef. Mettere, cominciare a mettere un po' d'olio. E, ok, allora noi dobbiamo, come dico io, rispettare sempre un po', ok, va bene, rispettare sempre un po' la tradizione. Certo, la tradizione vuole il mortaio. C'è un motivo, perché al cutter si riscaldano un po' le foglie, soprattutto come il basilico diventa scuro. Il basilico si riscalda e allora
praticamente è quello che è già un po'. Certo. Però, ripeto, le cose ci aiutano un po', la tecnologia. Certo. Ebbene, ce l'abbiamo fatta, il nostro pesto è pronto. Allora, un po' di olio di gomito, come si suol dire. È pronto. Facciamolo ecco vedere, chef, eccolo qua. Una bella cremosità, un bel colore e soprattutto un buon profumo. Fammi sentire, chef, non te lo dico io. Si sente, che meraviglia! C'è tutto, c'è tutto. Cavolo, il pecorino qua ci sta proprio bene, però. Ok. Perfetto. Va benissimo. Un paraglio fresco. Abbiamo questo. Ok, che si fa? Si fa le trofie. Ci facciamo anche la pasta, perché ecco, insomma, qua, se la vogliamo comprare, ok. Ma se ci vogliamo divertire, perché insomma... Abbiamo fatto farina di semola, questa è una pasta senza uova. Come abbiamo detto più volte, ogni regione ha la sua il suo formato di pasta che se ne vanta. Okay. Noi come ci abbiamo la chitarra, loro ci hanno queste trofie che praticamente le vanno a condire con il pesto. Allora, praticamente una volta fatto l'impasto lo lasciamo riposare un po' e poi noi già ne abbiamo fatte un po' di trofie e faccio vedere come bisogna fare. Come si fanno proprio le trofie, sì. Ok. Quindi una specie di gnocco lungo, wow, che un bel coltello. Un gnocchetto lungo. Una volta fatto questo gnocchetto, praticamente lo tagliamo. Ok. Facciamo prima così, andiamo avanti così e poi hop. Che belle! Voglio provare, chef. Ok. Quindi allora. Vai avanti e poi torni indietro mentre, ecco qua, mentre praticamente giri devi pure fare. Ok, come perché se si lo deve tagli, rotolare. Gli fai la venatura di tagliarle così. Ok. Eccolo qua, vedi? Ok. Ma è anche semplice da fare. Sì, sì, ci si... Poi impasto acqua e farina, alla fine impasto insomma anche farina, sì. Un impasto facile da fare, non richiede ecco tanta... Facile e leggera. È leggera, soprattutto senza uova praticamente qua è... Eh certo. Ma che belle. Ok. Ed eccole qua. Ci abbiamo le nostre trofie. Ok. Mettiamo dell'acqua. Sì. Al bollore. Procediamo con la cottura delle nostre trofie. Allora, andiamo a mettere le nostre trofie all'acqua. Sì. Abbiamo detto che cottura non ce ne vuole molto. Beh, perché acqua veloce, e farina. Veloce, beh certo, ecco un attimo qua. Proprio. Un attimo. Oh. Il tempo di togliere questo. Di cottura velocissima. Mettiamo. E poi praticamente il piatto è fatto perché dobbiamo semplicemente risaltare le trofie con il pesto. Senza quindi... farlo cucinare troppo. Assolutamente, perché c'è il formaggio, altrimenti ecco fila, qua. Giusto? Ecco. Ma che profumo questo pesto. Si sente quest'aglio molto molto aromatico. E poi il profumo del basilico che ci ricorda che siamo in estate. In estate. Finalmente. Il basilico genovese. La stagione è partita tardi, però insomma adesso... È partita, ma ci sta. Adesso ci sta, ci sta. Ecco qua. Possiamo tirare... Ah, già sono risalite praticamente, ecco, quindi già le possiamo... Ah, che bello questo piatto, chef. Questo mi piace, sai, proprio nelle mie corde. E quindi facciamo saltare facciamo in maniera saltare molto un po'. Semplice. Sì. Senza farlo andare troppo. Sì, infatti. No. Che meraviglia, chef. Wow. Mettiamo un po' di acqua di cottura. Eccole qua. È andata. Impiattiamo il nostro pesto ligure. Dobbiamo dire ligure o alla genovese? È di Genova. Allora, pesto alla genovese. È di Genova, alla genovese. Con il basilico di Picciano, però. Però dopo, e dopo, come dico io, praticamente un piatto dopo rappresenta un po' tutta la regione. Certo. È come la chitarra, diciamo, la chitarra della Teramana, anche noi, è anche nostra. Assolutamente. E voilà. Eccolo qui. Ecco le nostre trofie. Con il pesto alla genovese. Grazie chef. Grazie a voi.
Ci vediamo domani. Ciao. Dopo i mesi invernali, tutti vogliamo tornare presto in forma. Ricordate che solo alimentazione equilibrata e ipocalorica permette di scendere di peso. Ci sono piccoli trucchetti che possiamo tutti mettere in pratica. Uno di questi è mangiare appena ci svegliamo, è il metodo che stimola tantissimo il metabolismo. Un altro è mangiare spesso, distribuire apporto calorico in almeno 5 pasti giornalieri. In questo modo stimoliamo il metabolismo e arriviamo meno affamati nei pasti dopo, e in questo modo li gestiamo meglio.